Errori difensivi e malasorte continuano a sommarsi. Sì, errori individuali come facciamo noi non li vedo fare nessuno e costano dei punti. Non è la prima, possiamo contare su 10, su due mani le partite che abbiamo perso o anche pareggiato per errori individuali, che non c'entra niente la tattica, tecnica, atteggiamento di squadra, non c'entrano niente questi componenti, c'entrano proprio le decisioni che si prendono al momento, e lì è un bagaglio mentale che ha un giocatore, e dati alla mano siamo carenti. Preoccupante la terza sconfitta consecutiva. Sì, preoccupante perché la classifica parla, avevamo delle partite che potevamo mettere al sicuro un po' il nostro cammino, invece l'abbiamo anche peggiorato, quindi umiltà e lavoro e pensiamo alle prossime, però ripeto, errori individuali come facciamo noi e regaliamo noi i punti, li vedo fare pochi. Però la squadra fino a poco tempo fa non si esprimeva, gli errori ne ha sempre fatti, però si esprimeva meglio dal punto di vista anche della costruzione del gioco, aveva delle occasioni da gol, mi sembra che ci sia stata un'involuzione. Come la spieghi questa involuzione? Cioè, non gioca più come prima e i giocatori sono sempre quelli. Cosa è successo? Ripeto, tenere la tensione alta per 10 mesi è la differenza che fa dai bravi giocatori, dai giocatori vincenti a quelli mediocri, e noi per adesso stiamo dimostrando di essere mediocri, ed è un aggettivo che a me mi fa imbestialire, perché la mediocrità è perdita di tempo, quindi o facciamo velocemente questo salto di qualità a livello di atteggiamento, di mentalità, se no arriveremo in fondo soffrendo, e cercheremo sempre di vedere domenica dopo domenica cosa dice il campo, ma finora sta dicendo cose brutte.